Cari ragazzi, in questo breve video vi voglio dimostrare quello che dovete fare. Allora, avete visto che dovete scegliere un patriarca. Nostro compagno Simone prima di ha fatto già un bellissimo lavoro e io vorrei far vedere il suo lavoro perché veramente merita e come quindi ha diviso la vita di Mosè in sei scene, come ognuno dovrebbe fare. Non è che potete adesso copiarlo punto per punto, però la sua quindi è stata anche molto veloce. Poi, come l'ha fatto? Si va in libreria, qualcuno di voi ha già tutto quanto preparato, si prende un cubo. Adesso così lo vediamo anche per la prossima volta. La misura del cubo è 5x5, quindi noi adesso questo cubo lo andiamo un po' a appiattire e quando si seleziona la freccia noi vediamo la misura. Adesso lo andiamo a portare fino a 5 e anche nell'altro senso. 5. Ok, questo quindi abbiamo fatto 5. Adesso possiamo anche colorarlo. Magari all'inizio l'avevamo fatto così e poi questo si duplica per 5 volte. No, scusate, per 6, ok? Perché un cubo ha 6 lati. Allora, quindi 6 lati, 6 momenti della storia. La cosa più facile è scegliere il momento iniziale della storia e il momento finale della storia, ovvero dove tu vuoi finire. E poi le altre quattro scene si dividono sullo spazio che rimane. Una volta che tu sopra una piccola piattaforma hai creato la tua scena, allegando normalmente i soggetti, quello che ha fatto Paolo qui è Simone è molto bello perché ha messo, diciamo, il retroscena del Nilo, molto molto carino. Qui potremo andarlo a ampliare con magari altre cose che possiamo di natura che possiamo trovare sul Nilo. Lui ha caricato quindi questa immagine e possiamo dire che beh, nel Nilo c'è questa facciamo allega e lo dobbiamo allegare sopra. Adesso lo sposto. Vediamo, è allegato e quindi adesso lo stacco, però almeno ho la posizione. Vedete che è messa qui. Ah no, non è messo bene. Lo volevo allegare ecco, questa è la posizione giusta. Allora, qui voi potete metterli sia in questo modo e potete anche duplicarlo un pochino alcune volte, di qua e di là. Facciamo vicino a Mosè anche un po'. Duplica, ne mettiamo anche. Potrebbe metterlo anche tutto quanto dietro duplicato. Mi pareva l'avevo fatto all'inizio. Aspetta, duplica. Duplica. E duplica. E avevo pensato anche che ci starebbe bene un coccodrillo, Mosè, magari lo incliniamo un pochino. Eccoci qua. Lui è attaccato al salvagente, adesso lo possiamo quindi anche spostare, lo possiamo fare leggermente più piccolino. E desideravo metterci anche un coccodrillo. Magari il coccodrillo per farlo meno spaventoso lo mettiamo dall'altra parte.
l'ho trascinato dentro, chiudo, doppia clic, allega e me lo metto qua, lo giro, lo faccio più piccolino e adesso animo il coccodrillo e dico che nuota. Ok, me lo vedete qui, volendo sull'altro lato lo possiamo anche duplicare e mettercene due, così facciamo vedere anche quanto è. Vedete qui adesso che è anche carino, però lo dobbiamo spostare un po'. Per capire se avete lavorato bene, è importante che per tante volte girate un po' attorno ai vari particolari. Questi adesso li possiamo. Questo è il coccodrillo. Stavo pensando che questi li possiamo anche un po' abbassare, quindi li mettiamo quasi quasi un po' nell'acqua. Dentro e abbassati. Dentro e un po' abbassati, così. Ecco qua. E anche qua abbiamo l'altro coccodrillo e lo giro ancora un pochino. Va bene, abbiamo i nostri coccodrilli, abbiamo il nostro Mosè. Allora, facciamo finta che adesso questa scena è finita. Io faccio comando e maiuscolo e seleziono gli elementi che voglio che vengano raggruppati. Due clic e faccio gruppo. Questo è molto importante perché quando voglio mettere tutto quanto sul cubo, adesso lo vedete, faccio due clic, allega. E va sopra, si sposterà tutto. Se non avessi selezionato tutti quanti gli elementi, solo lo sfondo sarebbe andato e il resto sarebbe rimasta lì dove era. Quindi adesso, se voglio andare a mettere poi tutte le altre scene, adesso il 2, due clic, gruppo, allega. E lo metto qua. Di nuovo vado vicino al cubo finché tutto quanto è come vorrei. E di nuovo vi dico che dovete sempre un pochino girare un po' attorno. Adesso, se io alzo il cubo, vedete che le scene che ci ho attaccato rimangono perfettamente legate al cubo. Adesso una piccola cosa. Simone ha fatto parlare il faraone, non l'ha dato ancora un nome, adesso io gli ho messo padrone degli schiavi e l'ho fatto parlare tramite il dialogo. Vedete che in questo momento il dialogo è sempre attivo. Potremmo anche, e l'ho preparato per Simone, utilizzare il codice. Quando l'aprite la prima volta dovete scegliere Coblox, perché avete anche altri tipi. Poi all'inizio vedete questo blocco quando clicchi su riproduci. Noi abbiamo preso dagli eventi questo blocco quando si clicca, non il faraone, però ogni elemento che voi avete abilitato per i coblocks. Quando clicchi due volte dopo qui, posso decidere chi voglio far parlare. In questo caso facciamo parlare il padrone degli schiavi. Visto è così, io adesso vado su dialogo e cancello, vedete? Ma se vado in riproduci e vado a cliccare due volte il mio farone, perché hai fatto questo? Ok? Quindi questo potrebbe essere una cosa. Ops, scusate, sono uscita dalla classe. Torno nella classe velocissimamente. No, non devo tornare nella classe perché ho fatto una copia del lavoro. Torno sul lavoro di Mosè. Ok? Siamo qui. Allora, abbiamo fatto questo piccolo cambiamento e in questo modo è più pulito. Seleziono di nuovo insieme, comando e maiuscolo. Gruppo, e visto che ci sono, lo faccio anche con le altre scene.
Di nuovo rimetto un po' a posto perché vedete che quando voi andate vicini le cose cambiano un pochino. Veramente ha fatto un bellissimo lavoro il nostro compagno. Selezioniamo tutto, gruppo, nuovo, due clic gruppo e due clic gruppo. Ok? Quindi abbiamo ogni pannello, ogni piattaforma è un gruppo. Allora adesso 2, 3, questo deve andare sotto e me lo devo posizionare in modo che io il sotto lo posso vedere. Ok? Se no non vedo il puntino. Due clic, allega a questo puntino. E voi vedete che se vado vicino non me l'ha messo in modo preciso e quindi adesso lo posso posso alzare il cubo, posso anche girarlo in modo di vedere adesso come devo lavorare. Eccoci qua. E adesso ci mancano ancora questo, due clic, allega. E di nuovo magari facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Andiamo a vedere un po'. E se uno volesse dopo poter rilavorare e continuare a lavorare sulle proprie cose, basta che fai due clic e fai separa, ok? E allora potete di nuovo muovere ogni singolo oggetto. Invece lui rimane attaccato al cubo. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo a mettere 5, allega e la leghiamo qua. E di nuovo andiamo a posizionare meglio. E infine alleghiamo anche l'ultimo gruppo. Allega. E quando andate in riproduzione potete, se avete un merge cube che vi allego anche che lo potete fare di carta, con l'applicazione sul cellulare di GoSpaces, esplorare la vostra storia, il vostro cubo in realtà aumentata. Ok? Il resto lo vedremo in classe. Buon lavoro!